What Bello, il gentilismo, il rinforzo positivo, tutti i discorsi del rapporto col cane, la crescita personale, strufaldani del panther fuori. Ma lo so cosa ti stai chiedendo. Io punisco mai i miei cani? E se sì, come e perché? Per rispondere a questa domanda devo fare un discorso abbastanza scientifico, il discorso che faccio spessissimo sul rinforzo e sulla punizione. Il rinforzo e la punizione sono dei concetti che sono stati concepiti quasi un secolo fa e si è determinato che per l'apprendimento il sistema migliore non è quello della punizione, intesa come la intendete tutti, cioè di sgridare, picchiare, castigare il cane, bensì è quello del rinforzo positivo, ossia di dare il premio, di dare lodi vocali, attenzioni, coccole, eccetera, quando il nostro cane si comporta bene, fa le cose giuste. C'è un piccolo problema però, perché affinché il rinforzo positivo funzioni, bisogna punire, ragazzi. Con la negazione. Quando vogliamo insegnare al nostro cane il seduto, premierò il cane quando si siederà. Quindi sarà compito mio far sì che il mio cane abbia successo in quello che io gli voglio spiegare, che gli voglio insegnare. Però dovrò negarglielo tutte le volte che lui non si siederà. Stessa cosa, se io metto un premietto in una mano e il mio cane si fionda e io chiudo la mano e lui fa la faccia perplessa e lo premio e gli dico lascia, questo lascia, è una punizione negativa, cioè che nega, negativo come meno. State molto attenti qui perché poi capite cose sbagliate e non succede un macello, perché la terminologia va capita. Punizione negativa, punizione negante. Hai picchiato un tuo compagno a scuola? Dovevamo andare al cinema, non ci andiamo. E qui entra in ruolo il rinforzo positivo. Il rinforzo positivo va dato se io prima nego. Se ho il premietto in mano e dico al mio cane di lasciare, quindi glielo nego, e poi non lo premio quando lui lo lascia, io sto solo punendo, quindi questa cosa non avrà nessun risvolto nell'apprendimento, non servirà a niente. Può darsi anche che sia una cosa crudele, perché io ti nego, non ti gratifico mai, quindi ottengo un disastro e diventa una punizione brutta. Ma la punizione negativa, negare al cane, il negare al bambino una cosa, se fa i capricci, se morde, se picchia, se abbaia, se va male a scuola, succede tutti i giorni, non è una cosa crudele. La cosa importante è poi, una volta che io ti nego la cosa, appena noto un miglioramento, io rinforzo quel miglioramento. Ok? Se tu vai male a scuola e hai preso 5 in matematica, io ti devo aiutare. Innanzitutto a capire che cosa non hai capito e quindi ti devo spiegare, non sgridare e punire, chiudere in casa, togliere la play, eccetera, eccetera. Però quando poi tu arriverai a scuola e la volta dopo, anziché prendere 5, prendi 5 più o 5 e mezzo pieno, super pieno, io ti devo dare il rinforzo, ti devo gratificare. Perché questa cosa, il rinforzo, ha il potere di fissare i comportamenti. Il rinforzo positivo è il premio. Non può esserci un rinforzo se non c'è una negazione. Ti spiego. Se io voglio che il mio cane lasci la cosa che ho in mano e non gliela nego, come faccio a insegnargli qualsiasi cosa? Io le chiamo punizioni neganti, perché uno pensa che la punizione negativa sia le botte più gravi del mondo, invece no, è una negazione. Quando il comportamento è sbagliato, io non lo devo rinforzare, ok? Devo negare la cosa che rinforzerebbe questo comportamento. Come quando si insegna al cane a non saltare addosso, io gli nego la mia interazione girandomi. Però poi quando il cane smette di saltare, mi guarda così o si siede addirittura, io lì devo rinforzare, perché se no non gli do mai l'alternativa. È chiaro questo concetto? Altra cosa è la punizione positiva, punizione di aggiunta di qualcosa di spiacevole, sguinzagliate, pedate nelle chiappe, le sberle, le scrollate, anche lanciare le bottigliette per fargli il no. Si basano sul creare dei traumi, quindi perché funzionino bisogna che siano abbastanza traumatiche per il cane. La punizione positiva è l'aggiunta di uno stimolo avversativo
al presentarsi di un comportamento non desiderato che si voglia estinguere. Il problema di questa punizione è che per funzionare deve essere traumatica, dovete traumatizzare, quindi non è una bella cosa, no? Seconda cosa, deve essere slegata dal proprietario. Terza cosa, deve avvenire tutte le volte che il comportamento si manifesta. Lo so che sto usando dei termini che devi spremere la testa ed è faticoso, ma se non capisci questo, non prendere il cane, perché se no, veramente, fai solamente macelli. Alzare la voce è una punizione positiva, no? Ma io devo... ho fatto la cosa, allora adesso deve capire che non va bene, perché gli devo dire... No, non hai proprio capito. Dandogli quella punizione, innanzitutto devi traumatizzare, quindi è sbagliatissimo, è una cosa eticamente scorretta e soprattutto non è indispensabile, non è necessaria, proprio lascia perdere. Deve essere slegata da te, quindi già il fatto che tu vai dal tuo cane e lo sgridi, quello è un rinforzo, perché la tua attenzione rinforza, quindi il rinforzo, ok, contrapposto alla punizione spiacevole, quella positiva di andar lì a menarie, per dire, vince il rinforzo. Quindi tu, non sgridando il tuo cane, non ottieni che lui smette di fare quella cosa, perché ottiene il fatto che la punizione non è slegata da te. Non è magari traumatica, o magari lo è, ma non avviene tutte le volte, perché tu, quando il tuo cane ti fa i danni, non puoi andare lì a punirlo, ok? Quindi è fallimentare. Ti conviene molto di più avere pazienza, negare, quindi neanche no, zero, io nego. A un certo punto il cane si mette tranquillo, bravo, e gli do il rinforzo, quindi ho comunque punito negando la mia attenzione, le coccole, il cibo, il gioco che voleva, eccetera. Quando poi il comportamento è quello che io voglio, è lì che arriva il rinforzo. Noi viviamo in una società che si basa sulla punizione. Noi andiamo a scuola, nessuno ci spiega come migliorarci, pigliamo il brutto voto, ci pigliamo le botte dai genitori, ci pigliamo il castigo, eccetera, eccetera, e noi impariamo che per educare bisogna punire in questo modo. In realtà l'unica cosa che veramente disciplina il comportamento è la punizione negante. Non chiamiamola punizione, chiamiamola negazione semplicemente. Noi apprendiamo col fallimento, le prove, gli errori. Si va sempre incontro a errori quando si impara qualcosa. Ci si demoralizza quando non si vede mai qualcosa di gratificante in ciò che si fa. Tu smetti di suonare il piano quando smetti di essere gratificato, quando nessuno ti dice bravo almeno una volta. Quindi, per far sì che il rinforzo positivo funzioni, bisogna negare la maggior parte delle volte. Rifaccio l'esempio dell'ascia. Ti metto il premietto qua, tu proverai con la zampa e io ti dico no, non te lo do, non è quello che voglio. Proverai a fiondarti col muso? Altra negazione, non è quello che voglio. Proverai ad abbaiarmi? Men che meno, non te lo do. A un certo punto dirai, ma che cacchio devo fare? Il cane si siede, ti guarda e tu gli dici, lascia. E lo premi con l'altra mano per aver lasciato questa cosa qua. Quindi possiamo dire che il rinforzo avviene una volta e la negazione avviene la maggior parte delle volte. Ed è così per noi nella nostra vita quotidiana. Tutti i giorni noi andiamo incontro a tante negazioni. Troppe negazioni ti fanno demordere, quindi si estinguono i comportamenti che non vengono rinforzati. Troppe gratificazioni date a caso, vado male a scuola, il motorino arriva comunque, picchio il compagno di scuola e mi prendo magari la sgridata, però poi la sera andiamo in pizzeria. E no, quelli sono rinforzi che vanno gestiti. Quindi la gestione del rinforzo e la negazione di questo regolano e fissano il comportamento, disciplinano l'essere vivente. Sia che tu sia un cane, un cavallo, un gatto, una persona, non è importante che tu sei un crotalo o un pavone. È fondamentale che ci siano delle negazioni, però premiare le cose che vogliamo quando avvengono. Il problema che avete voi tutti è che lasciate il cane libero di fare quello che vuole e poi arrivate con l'interazione quando il cane fa qualcosa di sbagliato, oppure quando cercate di obbligarlo a fare qualcosa. Non funziona così. Voi dovete riuscire a premiare le cose che volete. Il vostro cane si agita, corre in giro per casa, io non lo guardo. Quando va a cuccia, bravissimo, gli tiro un pezzo di cibo e poi smetto di cagarlo di nuovo. Lui capirà che deve stare a cuccia fermo, ok? Se voi invece interagite con lui per sgridarlo e punirlo, quella è una cosa fallimentare ed è sbagliata, perché in questo modo voi state dando attenzioni, quindi state dando rinforzi. Quindi possiamo dire
che la negazione, la punizione negativa e il rinforzo positivo dato al momento giusto è un modo pacifico e tranquillo di educare e disciplinare qualsiasi essere vivente senza doverci praticamente sbattere. Quello a cui ci ha abituato la nostra società, le nostre famiglie, con questo sistema che metti la macchina là e ti dà la multa e fai così e vai in prigione e non paghi questo e non paghi quello, devi pagare, ti sei scordato, allora adesso questo ci insinua nella testa il pensiero che per educare, per regolare i comportamenti bisogna punire con punizioni positive, cioè punire attivamente, diciamo, no? Vai male a scuola, ti tiro una sberla. In realtà io devo capire perché vai male a scuola, aiutarti a capire e poi darti il rinforzo e non dartelo, ok? Quindi non ti compro la macchina se vai male a scuola, anche se hai 18 anni, ma se io questi rinforzi te li do perché in quel momento ho voglia di darti affetto, non funziona così, di quello diventa un vizio e il comportamento non verrà regolato, perché il rinforzo, ragazzi, è la cosa più forte che si possa ottenere, ma deve essere assolutamente gestito, quindi non va dato se i comportamenti non sono quelli che vogliamo fissare, va bene? Possiamo dire, in sintesi, che non esiste rinforzo se non c'è negazione. Quindi, io punisco mai i miei cani? E se sì, come e perché?